le bollette aumentano per tutti. Aumentano per tutti, ma abbiamo capito veramente fino in fondo perché stanno aumentando? Oggi ce lo facciamo spiegare da un amico ormai, lasciatemi dire, di Io Chiara il Green, fisico, primo ricercatore del CNR. Bentornato Valerio Rossi Albertini. Grazie tante Chiara e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, stavo dicendo che le bollette sono aumentate, ma che forse non abbiamo capito bene fino in fondo perché? Allora, cerchiamo di esaminare la questione da un piano, diciamo, di vista neutrale, obiettivo. Sappiamo che c'è la guerra e che noi siamo grandi importatori di gas russo. Perché? Perché in Italia, nonostante gli sforzi, ne stavate parlando molto bene fino a pochi istanti fa, Non abbiamo sempre avuto una perfetta cognizione, una perfetta consapevolezza di dove stesse andando il mondo e a quali rischi ci saremmo esposti continuando a comportarci come avevamo fatto comodamente nei decenni precedenti. E in Italia l'energia elettrica ovviamente è indispensabile per tantissimi usi, non ne sto neanche a parlare, dentro casa non si fa niente se per caso è saltato l'interruttore generale della luce, lo sappiamo perfettamente, quando c'è un blackout si ferma la civiltà, quindi significa che l'energia elettrica è indispensabile e noi produciamo il 40% di energia elettrica da fonte rinnovabile, cioè utilizzando le forze della natura senza dover necessariamente bruciare materiale combustibile, soprattutto combustibile fossile. Il rimanente 60% però lo produciamo proprio bruciando soprattutto il gas. Ora, nel 2014, quando il signor Putin invase la Crimea, noi dipendevamo dal gas russo per circa il 35% della frazione che corrisponde alla produzione di energia elettrica da combustione di materiale fossile. Adesso che ci ha fatto questa bella sorpresa di invadere l'Ucraina, di sconfinare e devastare il territorio, noi eravamo arrivati ad una condizione di dipendenza al 42%, cioè avevamo aumentato di un 7% circa la nostra dipendenza dal gas russo, pur sapendo con chi avevamo a che fare, perché non si era fatto scrupoli di invadere la Crimea. Quindi noi avremmo avuto dal 2014 ad oggi, in 8 anni, la possibilità di ripensare, di riflettere su quello che stavamo facendo. Invece non lo abbiamo fatto. Era troppo più comodo continuare con sempre nel solito modo, cioè bruciando gas che proveniva da una regione che ormai era chiaro che fosse geopoliticamente instabile. E allora quindi la riflessione è questa. La guerra sì, è la prima causa, ma noi siamo corresponsabili. Ecco, e dobbiamo prendercela questa responsabilità. Esatto. Ma quindi, al di là della nostra responsabilità, del nostro, diciamo così, mancanza di lungimiranza, di attenzione, cioè, le bollette sono aumentate per colpa della guerra? Per colpa della guerra, infatti. Solo per colpa della guerra? No, direi di no, anche per colpa delle speculazioni, ma questo è sempre stato così, da che il mondo è mondo. Cioè, quando ci sono delle fibrillazioni dei mercati, c'è qualcuno che se ne approfitta e tutti quanti gli altri invece che scapitano. Sono i famosi extra profitti di cui sentiamo tanto parlare? Esatto, perché gli extra profitti? Perché chi produce energia elettrica bruciando il gas o comunque altro materiale fossile tipo il carbone, che cosa fa? Ha naturalmente delle scorte. E le scorte che sono state fatte anche semplicemente sei mesi fa avevano un costo per unità di materiale molto più basso di quello attuale, quindi l'hanno comprato al costo di mercato di allora e rivendono l'energia al costo di mercato della materia prima di oggi. Questo è l'extra profitto. Ah, beh, certo, e questo però sì, certo, non è francamente molto etico da ascoltare, ma non è certo illegale. Non è illegale e infatti è questo. In realtà ci sono delle leggi contro l'accaparramento e quindi bisogna vedere se si configura, ma certo non è immorale, così come per ricordarci di precedenti letterari nei Promessi Sposi, l'assalto al forno delle grucce.
a Milano i tumulti scoppiano proprio perché la gente ritiene, a torto o a ragione, forse in quel caso a torto, che i mugnai e i fornai avessero fatto scorta di farina per farli evitare i prezzi. E quindi che cosa fanno? Fanno giustizia sommaria. Noi non siamo in quella condizione. Però è singolare, visto che i Promessi Sposi sono ambientati tra il 1618 e il 1620, che a distanza di 4 secoli ci ritroviamo esattamente nella stessa condizione. Possibile che non impariamo mai? Possibile che non impariamo mai? Cerchiamo di capirlo tra poco. Io, Chiara Il Grillo. Noi stiamo parlando di caro energia, caro bollette, insieme a Valerio Rossi Albertini. Stiamo cercando di capire, cioè, come mai queste bollette sono così lievitate, se si poteva evitare, ed evidentemente sì, ma ormai è troppo tardi, e quindi anche cercare di orientarsi per essere più consapevoli. Allora, Valerio, mi piacerebbe leggerti un messaggio che ci ha scritto un ascoltatore. Lui è Marco da Genova. Dice: sto ascoltando molto attentamente il dibattito. Io penso da molti anni che una nazione come la nostra, che ha le Alpi dalla Liguria al Friuli, con tutte le dighe o altri utilizzi nella discesa d'acqua, come è possibile debba dipendere così tanto da altri per energia? Ricordo bene, parte di quell'energia prodotta non è nostra, ma venduta a multinazionali estere. Sì, ha ragione. Per quanto riguarda l'allusione che faceva alle dighe e ai corsi d'acqua, si riferiva all'idroelettrico, che infatti è la prima fonte di approvvigionamento da fonte rinnovabile in Italia. Tuttavia il problema è che noi abbiamo sbarrato veramente tutti i corsi d'acqua che abbiamo a disposizione. Quindi adesso il grande idroelettrico, le grandi centrali idroelettriche non sono più realmente fattibili. C'è il mini idroelettrico, il micro idroelettrico, che possono dare un contributo, ma non così determinante. La strada l'avevamo segnata già un decennio fa. Noi tra il 2011 e il 2012 diventammo la prima potenza fotovoltaica al mondo grazie ai conti energia, i quali conti energia pesavano naturalmente sugli oneri di sistema, sulla nostra bolletta, ma erano soldi che rappresentavano un investimento per il futuro. Adesso quegli stessi soldi li stiamo pagando per finanziare la guerra in Ucraina, e questa è la realtà. Perché siamo troppo dipendenti dall'approvvigionamento da fonti fossili provenienti dall'estero. Adesso la mia riflessione è questa, che voglio condividere con te e con gli ascoltatori, è: abbiamo capito la lezione? Cioè non possiamo andare avanti così, perché il XXI secolo sarà il secolo segnato dall'energia. Le guerre si combatteranno per mille altri motivi, ma soprattutto per l'accaparramento delle provviste energetiche, delle fonti di energia. Quindi questo shock ormai l'abbiamo preso, è stato parlato, è stato detto che è stato uno shock energetico ed economico, e va bene, ormai stiamo patendo le conseguenze, ma non sarà l'ultimo. Vogliamo disinnescare il processo per evitare che ci sia un altro shock e un altro ancora in futuro? Se sì, è questo il momento di agire. È il momento di agire, e noi siamo veramente un paese che, quanto a energie rinnovabili, è di una ricchezza straordinaria, perché siamo una piattaforma sdraiata in mezzo al mar Mediterraneo. A me viene sempre in mente il sole. Sai, noi abbiamo anche una bellissima autostrada che si chiama Autostrada del Sole. Ultimamente leggevo un Twitter, se non sbaglio, proprio di Harry De Luca, che è sempre molto sensibile e attento a questi temi, che diceva: sì, l'autostrada del sole sprecato, perché noi questo sole non lo sfruttiamo fino in fondo. E al contempo leggevo una notizia che mi sembrava veramente una bella notizia, dell'arrivo di queste celle solari in perovskite, si dice, che praticamente aumenterebbe l'efficienza dei pannelli del 30%. Vero. E questo è qualcosa che, insomma, no, viene anche incontro a quel consumo di superficie, poi le sovrintendenze. Naturalmente sì, è tutto vero, i materiali perovskitici si chiamano, dal nome dello scopritore di questi nuovi materiali, sono utili, ma in realtà quello che ci serve è utilizzare le tecnologie ormai consolidate. Qua siamo ancora in fase semisperimentale, prototipale, e siccome parlavi dell'autostrada del sole, io stesso modestamente ho fatto una proposta, sommessamente, visto che abbiamo il guardrail
sulle autostrade, sugli 8.000 chilometri di autostrade, ma perché non pensiamo di mettere i pannelli fotovoltaici attaccati ai guardrail? Con tantissimi vantaggi, perché sarebbe una distribuzione lineare di pannelli fotovoltaici, si potrebbe mettere una cabina di distribuzione ogni chilometro, si potrebbe alimentare a chilometro zero con l'energia elettrica così prodotta i paesi che sono in prossimità dei caselli autostradali, sarebbero facili da sorvegliare, perché uno dei problemi naturalmente sono i furti e sono i sabotaggi, ma basterebbe una pattuglia della polizia che vada su e giù e controllerebbe che nessuno si azzarda a staccare i pannelli fotovoltaici o a tagliare i fili elettrici. Quindi è un falso problema. Mi sembrerebbe un'idea meravigliosa di efficientamento, di utilizzo. Lo so Valerio, ci vuole un po'. Senti, per salutarti ti leggo certo. Un altro messaggio che è arrivato, perché giustamente c'è anche chi si dice come Fabio Erbusco, che ci scrive e dice: buongiorno, e facciamo le centrali nucleari? Che ne pensi? Io penso che, io sono un fisico nucleare, quindi figuriamoci se posso avere una resistenza ideologica nei confronti delle centrali nucleari. Quello che posso dire è che non ci risolve il problema, per molti motivi, e faccio soltanto tre battute. Primo, perché per fare una centrale nucleare ci vogliono, ce lo stanno insegnando quelli di terza generazione, 15 anni. Perché diventi operativa, e ancora le centrali di terza generazione iniziate 15 anni fa operative non sono. Seconda cosa, perché a prescindere dai rischi di incidenti ci sono problemi poi di smaltimento delle scorie che non abbiamo risolte. Terzo, perché l'uranio al pari del gas non l'abbiamo nel giardino di casa, abbiamo il sole, come dicevi giustamente, e quindi io direi è molto più saggio pragmaticamente affidarsi al sole che all'uranio. Ecco, e su queste sagge parole io, Valerio, ti chiederei di rimanere ancora con noi, perché torniamo da te tra pochissimi minuti. Io, Chiara il Green. La nostra chiacchierata con Valerio Rossi Albertini sul caro bollette, sulle energie rinnovabili, sta scatenando veramente gli amici all'ascolto, che ci scrivono al 348 103 1010. C'è chi dice: se avessimo aderito al referendum all'epoca, un bel sì forse sarebbe già stata testata, parlano qua di nucleare. Mentre c'è anche chi dice: buongiorno amici di Isoradio, quella dei pannelli sull'autostrada, pannelli solari, di questo stavamo parlando, mi sembra una grandissima idea. Chiederei a Valerio Rossi Albertini, che mi sembra una persona schietta e sicuramente competente, perché solo da noi per fare una cosa valida come questa ci vuole un secolo, chiede Salvatore. Perché ci vuole un secolo, Valerio? Ma allora, io credo che non attenga questo al problema dell'energia o della pannellatura fotovoltaica. In Italia è sempre così, tutto quanto è complicato fare. In questo caso specifico credo più che altro perché occorre mettere d'accordo varie entità, cioè la società Autostrade dovrebbe abbracciare il progetto, poi ci dovrebbero essere tutto l'iter autorizzativo delle sovrintendenze, però la mia riflessione è questa: visto che non vogliamo deturpare il paesaggio, qualcuno può pensare che l'autostrada verrebbe deturpata perché mettiamo sul guardrail i pannelli fotovoltaici? Quindi questo dovrebbe un po' agevolare rispetto alla condizione ordinaria, dovrebbe essere l'iter un po' più spedito, col vantaggio ulteriore che si potrebbe fare in maniera scalare, modulare. Facciamo un chilometro d'autostrada, vediamo. Se funziona bene, dite Rossi Albertini, hai avuto una bella idea. Altrimenti Rossi Albertini ne è combinata una delle due, però ci staremmo muovendo. Perché il problema è l'immobilità. Allora, a questo proposito, scusami Valerio, ti interrompo, perché invece sono felice un po' di spezzare una lancia contro l'immobilità. C'è un'ANSA uscita, guarda, meno di un'ora fa, che dice: il governo Draghi ha sbloccato circa 11 gigawatt di nuovi progetti di fonti rinnovabili di energia, la maggior parte, 9,5 gigawatt, verrà messa in esercizio nei prossimi mesi e nel 2023. Lo rende noto il Ministero della Transizione Ecologica con un comunicato citando i dati Terna. Questo lo sapevamo, in realtà non è una novità, questo qui già ci stavano lavorando, però uno si dovrebbe chiedere anche: e come mai l'ha sbloccato adesso? Queste sono le grandi domande. L'altra cosa è: ma se l'ha sbloccato significa che prima era bloccato, e chi l'aveva bloccato e da quanto tempo?
Era da tanto tempo. Ci lasciamo così, con tante domande, però devo dire anche moltissime risposte. Grazie Valerio Rossi Albertini per averci veramente chiarito questioni che ci stanno molto, molto a cuore.